Vuoi vivere facendo trading e diventare ricco velocemente? Bene, oggi ti andrò a svelare le 5 bugie che non ti dicono quando ti fanno credere che si può vivere facilmente di trading. Salve a tutti, Marco Casario qui e ti porto dei dati che vengono fuori da statistiche che potete andare a cercare su internet. Molti di quelli che cominciano e si avvicinano al mondo del trading lo fanno perché pensano che il trading o il mondo degli investimenti possa velocemente portarli a guadagnare soldi, facilmente e velocemente. Bene, vi dico subito, il 40% di queste persone dopo un mese smette di far trading o di fare investimenti, perché evidentemente capisce che è qualcos'altro. Il 70% invece di chi si è avvicinato al trading dopo 2 anni, tra il 70 e l'80%, dopo 2 anni smette di far trading. Bene, il 7%, solo il 7%, dopo 5 anni continua a far trading, e solo l'1% di quelli che fanno trading e fanno investimenti in realtà guadagna. Questa statistica, capite che già ci fa riflettere molto su effettivamente su che tipo di business è il trading, e che in realtà sono molto pochi a guadagnare con il trading. Sono molto pochi a guadagnare con il trading, lo volete sapere perché? Perché il 99% delle persone approccia il trading e il mondo degli investimenti nel modo sbagliato. Lo approcciano innanzitutto già con l'idea di voler vivere di trading. E oggi ti vado a dare 5 questioni, 5 punti su cui voglio che tu rifletta prima di pensare veramente se vuoi vivere di trading. Il primo, capitalizzazione. Tutti ti dicono che iniziare a far trading o investimenti è facile, è veloce, ti bastano 100 euro. Con 100 euro ci sono broker che ti fanno aprire un conto. Però ragazzi, con 100 euro non ci vivi di trading. Manco con 1000 euro e nemmeno con 5000. Per poter vivere di trading e ovviamente avere performance sostenibili nel medio-lungo termine, la capitalizzazione è molto importante. Toglietevi dalla testa di poter vivere di trading con un conto da 10.000 euro. Volete un mio parere, un mio consiglio? Sono più di 15 anni che sto in questo settore. Le persone che vivono di trading esistono, ci sono, e anch'io quando ho iniziato a far trading dopo i primi anni, a un certo punto mi sono dedicato al cosiddetto day trading e ho pensato di voler vivere di trading. Poi in realtà ho preso un'altra strada, magari poi ve la racconterò quest'altra strada, ma quello che so per certo e che vi posso dire è che per vivere di trading il vostro capitale deve essere almeno minimo di 100-200.000 euro. Perché allora anche se avete diciamo performance non eccellenti, ma riuscite a fare il 15-20% a fine anno, e vi assicuro è una performance di tutto rispetto, certo si può fare molto di più, si può fare anche di meno, si può addirittura perdere, però diciamo che un 15-20% avendo studiato, avendo delle strategie precise, è facilmente raggiungibile. Allora capite bene che 200.000 euro, facciamo l'esempio su 200.000 euro, il 20% di 200.000 euro sono 40.000 euro, quello è il vostro guadagno di fine anno. Badate bene, 40.000 euro sono lordi, quindi da quelle 40.000 euro ci dovete togliere le tasse, toglieteci il 26% di tasse in Italia, perché parliamo di tasse sui capital gains, 26%, quindi ci togliete all'incirca un quarto. Avete già capito quanto è importante la capitalizzazione. Per poter vivere di trading e avere uno stipendio che vi permette di vivere, immaginate che il vostro stile di vita vi porta ad avere a poter sopravvivere con 1000 euro al mese. 1000 per 12 mesi sono 12.000. Ok, parliamo di netti, 12.000 euro netti. Bene, con un capitale da 10.000 euro, per guadagnare 12.000 euro vuol dire che dovete fare il 120% all'anno, il che vuol dire fare più del 10% mensile. E vi assicuro che si può fare il 10% mensile, sfido chiunque a farlo costantemente per 10 anni tutti i mesi della vostra vita. Quindi ragazzi, capitalizzazione, toglietevi dalla testa di poter campare e vivere di trading con un capitale che è piccolo. Secondo punto, il famoso detto
trading lo puoi fare da qualsiasi parte del mondo, ti basta un computerino e una connessione ad internet. Vero? In parte. Lo dico anche io questo, ed è uno dei motivi per cui mi affascina il trading, ma è in parte una verità, perché in realtà per far trading, soprattutto se ci dovete vivere e quindi dovete far day trading, stare tutti i giorni davanti al monitor e vuol dire dover avere una postazione fissa, meglio ancora se in un ufficio, non avere distrazioni e nessuno che vi disturbi, quindi dimenticatelo di farlo nella hall di un hotel o la famosa immagine dell'uomo in spiaggia che sta lì a far trading con il mare davanti. Vi serve massima concentrazione e soprattutto vi serve una connessione stabile. Ve lo dice qualcuno che prima faceva trading anche ad agosto o a dicembre o durante le vacanze, si portava il trading in vacanza e magari quando non avevo connessioni troppo performanti ho avuto una bruttissima esperienza una volta perché la connessione se n'è andata proprio subito dopo aver messo un ordine a mercato senza avere la possibilità di mettere uno stop loss e un take profit. La connessione mi è tornata dopo 10 minuti e ho perso molto di più di quello che potevo. Quindi, volete vivere di trading? Bene, dovrete avere un ufficio, dovrete avere una connessione robusta e stabile e un computer che dedicate solo a quello. Quindi attenzione a chi vi dice che si può far trading ovunque. Esperienza, ragazzi, esperienza. A tutti quelli che mi chiedono, anche gli studenti del mio corso, che mi chiedono: Marco, io ci voglio vivere di trading. Perfetto, facciamo così, fai il corso, impara le mie strategie, mettiti a far trading non per viverci, ma nei ritagli di tempo, la sera, continua ad avere il tuo lavoro. Se dopo uno o due anni hai dimostrato a te stesso di essere profittevole e quindi di aver portato a fine anno per almeno uno o due anni una performance positiva, quindi maggiore di zero, allora ti sei dimostrato che lo puoi fare e puoi pensare di iniziare. Ma molti cominciano a vivere di trading magari dopo aver fatto un corso da due giorni. È pura follia, cioè non sta né in cielo né in terra. È come dire di poter andare ad esercitare la professione di medico, chirurgo, di avvocato dopo essere usciti dall'università, nemmeno dopo aver fatto l'università, perché qui stiamo parlando di aver fatto un corso da due giorni, aver visto qualche video su internet o aver letto un libro. Quindi ragazzi, il mio consiglio è: serve esperienza, ne serve tanta, e poi dimostrate a voi stessi di riuscire ad essere profittevoli col trading. Se riuscite ad essere profittevoli senza far dei trading o senza far trading tutti i giorni in qualsiasi momento, allora diciamo che avete già una carta in più per aver successo con quella attività. Lo stipendio ogni mese, se lavorate, se il vostro lavoro è il trading, vuol dire che voi ogni mese ci dovete tirar fuori uno stipendio, ok? Perché ci dovete campare, ci dovete sopravvivere. Vi dico, anche se a fine anno le vostre strategie vi portano a profitto e anche se a fine anno fate il 20, il 30, il 40, l'80%, la distribuzione delle vincite non è lineare. Non è che fate: ah ok, faccio il 40% dai 40% a fine anno, allora faccio 40 diviso 12 e so quanto faccio ogni mese. No, sbagliato, non funziona così. Può succedere, è fisiologico che magari ci sia un mese o più di un mese che va in perdita e poi magari dopo due o tre mesi recuperate tutte quante le perdite. È assolutamente normale. Se guardate le equity line di qualsiasi trader o investitore, non è che è una linea retta, perfetta, precisa. No, è una linea che ha dei drawdown, scende, poi risale, poi riscende un po'. Bene, e quindi vi chiedo: come pensate di poter vivere di trading se voi avete necessità tutti i mesi di tirarci fuori uno stipendio? Quindi fate attenzione anche a questo punto. Quinto punto: adrenalina, eccitazione. Far trading è eccitante, far trading è
adrenalinico, ti dà quella scarica di adrenalina come quando sei al casinò e stai lì a giocare a blackjack o a puntare un numero sulla roulette. Bugia assoluta. Il trading, o meglio, diventerete un trader o un investitore profittevole quando l'attività sarà diventata noiosa, perché voi dovete creare una routine che dovete ripetere giorno dopo giorno. Qualsiasi cosa accada davanti al grafico, dovete fare sempre le stesse cose. Quando il trading diventa noioso, allora vuol dire che avete tolto le emozioni dall'equazione del trading, che è solo un bene. B, vuol dire che state approcciando questo business nel modo giusto. Finché, ragazzi, avete adrenalina, finché cercate l'eccitazione nel aprire un'operazione o stare lì a guardare il grafico, adesso va in profitto, ecco il grafico che sale, vado, mi prendo il profitto, oppure il grafico scende, io non sto perdendo. Finché avete questo tipo di emotività, bene, sappiate, state affrontando con il piede, con l'approccio sbagliato, il mondo del trading. Vi do un consiglio bonus, in realtà, per far trading e per vivere di trading. Questo vale anche se non volete viverci, ma volete solo usarlo per crearvi un'entrata aggiuntiva, che è esattamente come lo uso io. Io il trading e gli investimenti li voglio usare per generare un'entrata aggiuntiva, per far lavorare i soldi al posto mio. Non voglio che il trading diventi il mio lavoro e quindi io debba di nuovo rientrare nell'equazione tempo uguale soldi. Non voglio, quindi lo uso per generare un'entrata aggiuntiva, ma questo consiglio vale anche per chi come me fa trading in questo modo. Disciplina. Per far trading dovete avere una disciplina fuori dal comune. Disciplina e costanza. La costanza di stare lì tutti i giorni a guardare, a controllare, ad informarvi, ad imparare, a sbagliare, a imparare dai vostri errori, e la disciplina per portare avanti l'attività per tutta la vostra vita. E quindi uscire dallo schema mentale: il trading e gli investimenti sono qualcosa per arricchirmi velocemente, lo faccio 3 mesi, lo faccio un anno e sono diventato Warren Buffett, lo faccio un anno e sono diventato Jeff Bezos. No, perché nemmeno Warren Buffett, nemmeno Jeff Bezos, che hanno delle doti al di fuori della media, nemmeno loro sono diventati ricchi in 3 mesi, in un anno o in 2 anni. Andatevi a studiare la loro storia. Oggi sono gli uomini più ricchi del mondo, ma lo sono diventati in una vita. In una vita in cui con disciplina si sono dedicati a quel business. La stessa cosa vale per il trading. Ragazzi, è tutto per questo video. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione. Non voglio che prendiate questi miei consigli, questo mio video, come qualcosa di scolpito nella pietra. No, sono solo idee che condivido qui con voi, ma che vengono fuori da tanti libri che ho letto, tanti trader e investitori che ho conosciuto e tante cose che su me stesso ho visto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi qui sotto un commento. Ragazzi, mi raccomando, il podcast, trovate il link per i miei podcast qui sotto per iscrivervi. Sto su Spotify, su Apple, tra poco su Pandora e su Google, quindi troverete la versione audio di questi miei video, ma troverete anche la versione audio di podcast inediti, creati appositamente per quel canale, quindi cose nuove. Noi, ragazzi, ci vediamo prestissimo, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Buon trading a tutti. Ciao!